Salve! Dove stai? Dove ci siamo lasciati l'ultima volta? No, veramente. Che vuoi? E qui mi lasci senza mezzo, con braccio rotto, che cosa devo fare Vabbè, dai, guarda. Aspetta un secondo, vedo se Peppe riesce a venire a pigliarti. Peppe. Peppe. Riesci ad andare a pigliare a Vittorio? Mi dici civico, Vito? io? Certo. 100? No, certo! 599. Aspetto qui allora, Peppe. Buono buonino, come sempre. Peppe. 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 Dio. Chiama a lui. Chiama Peppe. Va bene, grazie. Mi chiamo Peppe. Peppe, ciao. Dove stai? 599, puoi venirmi a prendere per favore? 599. Sì. Grazie. È arrivato. Peppe? Peppe, chi altro poteva essere? Guarda, che entrata in scena spettacolare. Davvero stuntman, bravo. Insomma, più o meno. Faccio un salto dal meccanico. Peppe, ma i feni? Ma come? Vabbè. Parcheggio perfetto, eh? Bella. Non ci sta nessuno, non ci sta nessuno. Boh. Perfetto, mi parcheggi una e prendi Sali. un'altra? Sali. Ma almeno aspetta un secondo che apre la porta, no? La cintura, va, ho capito. Oh! No, non l'avevo visto. No, non l'avevo visto, cazzo, non l'avevo visto, porco. Peppe! Porca puttana, non l'avevo visto, cazzo. Oh, porca puttana! Peppe, chiama aiuto! Non l'avevo visto, ma io lo Peppe! vedo la gente. Chiama aiuto, porca miseria! Chiama un'ambulanza! Aiuto, per favore. Lo so, l'ho visto. Agente, Mannaggia. aiuto! Vado là, aspettate. Aspettate. Porca No, ma non miseria, l'avevo visto, Peppe! cazzo. E non l'ho visto. Dai, non ti preoccupare, sicuramente... vabbè, sono incidenti che succedono, ma alla fine il signore è a mezzo alla strada, certo, tu potevi andare un po' più piano, porca miseria. Speriamo si riprenda. Scusi, Tutta la signor scena, Jet, vero? ma lei dove lo vede lei? Che io Là. non. Io laggiù. Io lo vedo esattamente qui, ragazzi. Ce ne sono tre. Vabbè. È fatto a pezzetti. Capitano Barbara Ira, salve! Salve, signore. Io sono Vittorio Emanuele II. Può chiamarmi Vittorio. Ah, ok, Vittorio. Ah, pensavo Barbarina, però. No, no, Ah, come comunque abbiamo. preferisci. L'abbiamo allertato i Cosa? medici. Se avete da fare potete andare tranquillamente. Mi No, raccomando, io c'ho andate da. piano perché ho visto che andavate un po' veloci. Sì, quello sì, ma più che altro. Cioè, era sdraiato lì, non ho fatto in tempo a frenare, capito? L'ho L'hai. visto. Un po' sì. Ah, cazzo, ma l'hai ucciso tu? Sì. Come si? Porca. No, Sì. Miseria. ho No, io ucciso l'ho un parolone, visto. signore. Cioè, Vabbè, io c'è l'ho stato, visto diciamo, che un già era a terra. incidente. E mentre ci sto, ma in curva, e quindi non l'ho Ah, visto, sì, no, è per mentre. questo, andate piano. Dove stanno? E io Dove lo lo vedo vanno a laggiù. prendere? Mannaggia. Se la sento. Come si sente? Tutto bene? Sì, dai, Sì, bene. sono Ok, appena collegati perfetto. con lui, arrivano. Qualsiasi cosa vengo in ospedale. Sì, grazie mille. Buon salve, buonasera. Salve, salve. Come sta? Tutto bene, lei, Signori, signore, tutto avete bene? ricevuto una Tutto chiamata bene, sì, ma lo sai che è la mia persona al preferita? 611? Addirittura. In questa. Medici, Sì, ma io l'amo. medici, medici. Posso? 611, Addirittura. Oh, addirittura un 611, fan. se potete andare, gentilmente. Oh. È Ah, sì. un'emergenza nostra. Ah, sì, scusi. Ok, Sì, andiamo. sono un suo fan. Arrivano i medici, Arrivederci. ragazzi, li abbiamo mandati. Che figo, ho scoperto di avere un fan. Vittorio Emanuele II è famoso, sai? Ha un È ammiratore. famoso? Perché? Certo, ho un medico Non ho ammiratore. sentito. Ah, ok. Normale. Senti, ma Dimmi. questa macchina di chi è? Non lo so. Bene. Penso del direttore. Come del direttore? Sì. Ma il direttore di cosa? Del meccanico. Dove lavori? Chiaro. Il mio capo? Io il meccanico. Giusto, se uno la fa la deve fare bene e grossa, mica. Si levi dal cazzo. Capito, c'hai una zanzara in faccia, sulla barba. No, ti picchio, te lo giuro. È di nuovo lui, è di No, no. nuovo. Parcheggiata! Cazzo, sono pirata, bello! Salve! Oh, vedi come è una Sono macchina? contento che ha capito lo stile. Tieni. È suo Cosa? amico?
Cosa? È suo amico questo? Sì, qua a fianco, sì, mio amico Peppe. Ah, pensavo volesse qualcosa da me. No, 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 no. Non come credo. Stai? Tutto bene, tutto bene. Lei come io sta, signora? Io vado a pesca. Ah, buon per lei, pescatore. Senti, ma... Sei fatta puntato. Questa riparazione, puoi accompagnarmi al Luxo? Sei puntato. Sì. Grazie. E Paoletto ha fatto lo snitch, ha fatto. Miglior meccanico della città, eh? Scam perfetto. Ah, signori! Io la vedo ancora di merda, comunque. Per sbaglio. Luxo? Vada. Comunque... Sì, comunque la vedevo ancora anch'io. Io l'ho riparata, però. Anche tu la vedi di merda, ok. Sì, ma io l'ho usato il kit, quindi... No! Porca puttana! È Madonna. Fuori strada, è fuori strada, ce la facciamo. Ok, a posto. E ho sbagliato entrata, pensavo era quella. Non possiamo andare lì con la macchina. Vabbè. Ma tu fai proprio quello che vuoi, eh? Io sono Pep. Giusto. No, 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 no! Ma così mi si culano pure a me, Peppe, dai, però. Ai, ai, ai. Meno male che c'ha la gabbia. Grazie di Dio siamo vivi. La mia schiena. Salve signori, buonasera. Buonasera. Io sono quello con l'outfit più in stile, cioè più in linea. Anche se qui l'unico vestito in maniera corretta sei tu. Non ci siamo, no? No, no, non proprio. Ecco fatto. Qualcuno lo fe. Ci sta, ci sta. Vabbè, se vogliamo ci abbiamo una stanzetta per fare il party, Solo noi. È tutto nostro qui, se tutto va bene. Siamo i futuri proprietari del Luxo, cazzo. Ma vogliamo fare un salto al governo? Che facciamo? Un salto al governo per vedere un attimo di pressing. Va bene, certo. E la festa è finita? Porca già miseria. Finita, sì. Già finito. Si attenta signorina, Sì, sì. Olè. Cazzo. Guarda Peppe, adesso si lancia in acqua. Sì. 100 Peppe in acqua. No! L'avevo detto, ragazzi, 100 prego, 100 Peppe in acqua. Ma che cazzo di... Che lo sai com'è fatto. A lui piace così. Ma che è? Senti, ho capito Peppe, tu entri in radio. Mi con... raccomando, io... sfondati il locale. 100... 105.05? Perfetto. La passerella l'abbiamo fatta. Ci abbiamo il palo in macchina. Credo che questo possa valere come motivazione per sparare in testa, Secondo me mi danno ragione. Peppe! Secondo te ho ragione se gli sparo in testa? È tipo 20 minuti che sta così. Ottimo. Ho imparato. Oddio! Tutto ok? Tutto ok? Ginocchio. Tutto ok, un cazzo, tutto ok. Porca, io ho capito. Troia. Meno frequentiamo Peppe più a lungo duriamo, Fanculo. Aia. Aia. Vita, ma anche tu. No, di sotto? Meno male. Peppe. Vittorio, togliti da davanti. Cioè, perché? Grazie. Ah, perché devi starci tu? Perché sei la fidanzatina, sì, di Conte, ok. Ma che cazzo vuoi? No, no, è per dire. Luna e Conte sono fidanzati. No, ti spacco la faccia, te lo giuro. Va. Andiamo? Andiamo. Cintura, mi raccomando, che non dovete volare. Messa. Messa. Anch'io.
Conte, stavo pensando, sai che potresti fare? Cosa? Aperti un'agenzia di taxi. Oddio, no, ma oddio. Che sei matto? Mamma mia, se la sta cercando lui, eh. Ma non tanto per me e noi, ma... Taxi Caonte, traghettatori di anime. Dai, le porto tutte a morire. No, ci avevo già pensato alla questione dei taxi, in realtà. E poi cosa ti ha fermato? Scommetto le tasse. Lasciamo perdere, va. La burocrazia. Porca miseria, dannata burocrazia. Tu perché zoppichi? Perché grazie a Peppe mi sono fatto malissimo. Da... Qua non c'è un'anima. Infatti. Siamo passati dal lusso al municipio. Vai Peppe, metti la musica, continuiamo a ballare. No, direi di no. No, 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 Peppe, fai il bravo, fai il bravo. No, qui si dice non sono persone serie. Aspetta che ho scritto... Ho dovuto mandare una mail. Ma qua non ho capito, una sala d'aspetto, qualcosa, non c'è. Non lo so. Dove vai? Forse a cambiare mail, dobbiamo metterci un po' più in tiro. Non è che mi posso pensare. Ah, ok. Dove ho capito. Andiamo, vai, che io sono pessimo dal lavoro. Perfetto. Sono più accettabile così, no? Ma non sei tu. Cioè, no, che vuol dire non sono io? Non ti riconosco, raga. Se mi devo vestire elegante, dobbiamo uscire, ditemelo, eh. Ragazzi, me lo vedete pure voi? Cosa? Lì. La cosa alla finestra. Una lena. Oh, cavolo. Oddio. Ma che cavolo è? Io vado a vedere. Ma ci indica. Io vado a salutarlo, raga. Come va a salutarlo? È un horror. Ah, salve. Buongiorno. Spero si parli così. Io questi ginocchia le conosco. Mi sono familiari. Ma è stata risposta la mail o... Ecco. Non lo so, però arriva qualcuno. Sei letteralmente a petto nudo. Ti rimetti la cazzo di maglia? Mm-hmm. D'alieno? No. Salve. 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 Buonasera. Voi siete? Io sono... Secondo, scusate. Tu, io, Emanuele, secondo, signore. Avevi fatto richiesta per il Luxo. Okay. Siamo in attesa... Una cosa, mi certo. Raccomando, dentro il governo non voglio vedere costumi, non voglio vedere biancheria intima, non voglio vedere nulla di nulla. Ragazzo... Perché siamo in un ufficio governativo, ecco. E quindi un decoro ci deve essere dentro. Ha ragione. Perché ho visto con la coda dell'occhio qualcosa che non dovevo vedere e ho fatto finta di non vedere. Quindi, detto questo, prego, ditemi. Le ho già detto, no, io avevo fatto richiesta per... ma io ho parlato... Allora, ascolti, signor Emanuele, io sì. Avevo parlato con il signor Smith oggi pomeriggio e gli ho inviato un messaggio tenendo presente e facendole presente che dobbiamo fare degli accertamenti sulle singole persone che devono prendere in gestione il locale, mi capisce? Certo. Il punto è che... Occorre del tempo per valutare ogni singola persona, perché capisce che dobbiamo fare un controllo certosino su tutte le persone. Non possiamo permetterci di dare in gestione un locale a un qualcuno che poi magari si scopre essere qualcos'altro. Non è il caso vostro, ovviamente, non sto dicendo nulla, però capite il certo, mio punto di vista. Sì, 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 assolutamente. Possiamo capite? Sapere all'incirca quanto tempo potrebbe volerci, non so. Allora, diciamo che... probabilmente, ecco, massimo 1-2 giorni e avrete perfette notizie. Nel senso, non è una cosa che richiederà un tempo infinito, certo. Perché capisco che voi dobbiate lavorare, capisco che voi siete intrepidanti per prendere il locale, però capite pure noi, dobbiamo fare un controllo come si deve. Assolutamente sì. Va bene. Ecco. Allora, va bene? Grazie mille per Ma figuratevi, signori, qualsiasi cosa, noi siamo a completa disposizione.
Allora, Vittorio, Dimmi. io non oserei più, cioè, rompergli le scatole, cioè, quando ci chiamano, ci chiamano. No, ma infatti, ma sono della stessa politica. Andiamo a macchina. Ma io una bevutina giusto per levare tutta questa citazione di dosso, magari. Berreria? Ma dove volete, dai. Indifferente. A me la macchina mi fa sempre un effetto un po' soporifero. Essere cullato destra, sinistra. Poi abbiamo Caronte come pilota. Con questa guida perfetta in Siamo al traiettoria. sicuro. Oh! Sa che sono abituato a guidare con Peppe, ormai non mi spavento più. Cioè, Io con Peppe. invece soffro un po' la macchina, ragazzi. Ma no, cazzo! Non sbrattare in macchina! Solo io sento la tensione Complimenti, nell'aria. vedo che è abbastanza pulito. Abbastanza. Tiene bene il locale. È che è tutto un po' teso qui, no? Che brava. Perché? Non lo so, non mi sento troppo sicuro. Io sono tranquilla. Ti vedo rilassato, caro. Ragazzi, Ragazzi, mi sto esco. rilassando un attimo. Esco a fumare una sigaretta, raga. Io Sì, altrettanto. ancora sto telefono. Buonasera. Ciao, Santo, buonasera. Ciao, ciao ragazzi. Come va? Tutto bene, come sai? Bene, Oh, scusa. bene. Prego, per sicuro. Non c'è più Caronte? Hai visto che è Sta entrata? laggiù. Minchia, Lo vedi? l'avevo visto Sta lì in entrare, fondo l'avevo visto a che l'avevo parlare al lasciato telefono. lì il cane. È la signorina che si è offesa, cazzo. Perché che l'hai fatto? Che l'hai detto? Boh, non lo so. Cazzo, hai parcheggiato come un pazzo. No. Guarda che hai colpito la macchina arancione dietro di me, Lo so, chiedo scusa. Lo so, però. Ma Come ti ci chiami? vuole la letta, Willy. Quindi non è facile parcheggiare con qualcosa, eh? Ma perché ti sei portato un rimorchio? Per rimorchiarla. Oh, Gesù bambino. No, Dopo raga, questa me ne vado, dopo questa. io vi Gioia abbandono. da Perché mi un sono perso, raga. giocatore. Sì, Bravo. cazzo, è a Groom Street, bello. Willy. È spettacolare. Oh, chi è che mi chiama? Sono famoso qua. Chi? Oh, chi sei? Vieni come un attimo. Chi sei? Pronti? Signori, venite che offro un bicchiere di birra per dimenticare quello che abbiamo appena sentito. Voi ragazzi, che fate? Rimanete qui? Andiamo a Cioè, cena? se Caronte, se Vittorio, Caronte c'ha da Vittorio, ma fa. ascolti un attimo. Certo, dimmi. Sa, Willy prima ha fatto una battutina su di me, Caronte ci sta a parlare. Non vorrei, capiscimi, non vorrei che si prenda una sberlona in faccia. Non Aspetta, credo ci sia questo pericolo. Conoscendo Caronte, però non lo so, non ho idea di cosa stiamo parlando, quindi non salterei a Ma tu sei quello conclusioni che ha visto affrettate. la... Prova a andargliela a chiedere, che devo dirti? Ma no, ma ti pare? Allora... Tutto bene, Caronte? Sì, Oh, sì. Hai Beppe! rischiato una rissa? Poi... Ma Hai rischiato una sono rissa? riuscito a Cosa? recuperare la No? macchina. È Ma... stata... È stato... Anche Ha i fatto un passo vestiti? indietro? Aspetta. Hai conosciuto i suoi eroi? Oh, ragazzi, se Non lo Caronte già so. la fa, possiamo anche tornare in gioco con Fulmine. L'importante è che c'è qualcuno che mi dà uno strappo. Siamo tutti con Vabbè, io ce l'ho Caronte, la che a macchina. quanto pare è diventato il call Ok. center, che sono 20 minuti che sta al telefono, non si sa con chi Sì, parla. infatti continua a rispondere così, vabbè. E adesso la fatidica domanda, voglio rimanere vivo o sfido la morte anche oggi? Caronte. Eh? In caso, raga, vado con... Vediamo, in mezzo, perfetto, dove entro, entro. Sfido la morte, evviva! Ma Che perché? cazzo? Non faccio in tempo a frenare. Ecco che Oh, parte quasi l'uno. matto, io ti do una cortellata, eh. Madonna, No, oh. no, no. Ti do una È cortellata, ti do. inchiodato, non t'ho visto, non t'ho visto. E poi, ragazzi, ci sentiamo Sentiamo domani, dai. domani, sì. Va Va bene. bene. Va Va bene. bene, ciao ciao. Oh, fai sogni d'oro. Buonanotte. Ciao ragazzi, a Ciao ciao, domani. buonanotte. Ciao ciao. Senti un attimo dove è finito. Caronte? Vabbè, mo lo chiamo. Ma tanto sta in radio, cioè se appena fatto è delibero ci chiama. Ah, vabbè, allora lascio perdere. Ciao ragazzi, buona Ciao serata. ciao, a Ciao, te. bello. Ciao ciao.